La maturazione del prodotto avviene in modo lento e graduale. In natura ciò che avviene in modo lento e graduale alla fine conferisce poi al prodotto finale una qualità diversa. Sono Giorgio Rosso e insieme a Marco Torrero e Marco Sobrero nel 2012 abbiamo fondato la rete di imprese Terra delle Nocciole. Noi nasciamo come produttori, la nostra coltivazione è molto attenta a seguire tutto il processo di lavorazione, cercando sempre di rispettare il più possibile la natura e l'ambiente che ci circonda. La nostra pasta di nocciola viene estratta con una macchina che lavora in continuo. È una macchina dal concetto un po' arcaico, perché si tratta di un mulino a pietra. La pasta di nocciola che otteniamo quindi non viene ulteriormente stressata e soprattutto non viene surriscaldata ulteriormente. Il prodotto finale che otteniamo è di qualità nettamente superiore. Si può utilizzare per la cottura delle carni in modo da aromatizzarla e dare il gusto di nocciola proprio alla carne, oppure può essere abbinata ai formaggi e se vogliamo finire appunto il pranzo, quando prendiamo il caffè invece dello zucchero andiamo a mettere due cucchiaini di pasta di nocciola al suo interno e si ottiene quello che noi abbiamo definito il noccio caffè.